Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono su MXGP dopo un bel po' di tempo, ragazzi, che non giocavo a questo gioco. Me l'avete chiesto in molti e oggi sono appunto qui a farvi vedere un'altra gara di quelle bestiali. Io mi ricordo che l'ultima volta avevo cambiato team e adesso sono con la Suzuki. Io oggi però, ragazzi, volevo portarvi un gameplay di questo gioco nel multiplayer, però non ho trovato assolutamente nessuna sessione libera disponibile. Sarò stato veramente almeno mezz'ora in cerca di qualche partita, ma non ho trovato assolutamente nulla, quindi magari spero nei prossimi giorni di riuscire a portarvi anche il multiplayer di questo gioco, perché siete molto interessati a appunto vederlo ed è veramente anche molto divertente, ragazzi, perché ci sono veramente persone reali da sconfiggere, per così dire reali, ecco, ed è veramente molto più emozionante. Comunque adesso noi andiamo qua nel nostro calendario e dobbiamo andare a Beto Carrero, ragazzi, in Brasile, neanche farlo apposta. In questi giorni in Brasile ci sono i campionati mondiali, quindi adesso andiamo anche noi in Brasile a fare questa gara qui, ragazzi. Io non l'ho mai fatta, quindi vediamo un po' come va. Come aiuti di guida, ragazzi, io oggi metterò tutto al massimo, anche fisica, mettiamo pro, mettiamo tutto al massimo, più massimo veramente. Così vediamo un po' il gioco come cambia, perché le ultime volte mi avete sempre detto anche di provare il gioco alla massima difficoltà e oggi sono qui, ragazzi, e vediamo un po' come andrà a finire. Ed eccomi qua, le qualifiche ufficiali sono appena finite. Come potete vedere dallo schermo, il primo è Erlings. Io sono arrivato tredicesimo perché ho fatto solamente due o tre giri, ragazzi. Ho pensato che fosse meglio non arrivare nei primi, essere un po' più indietro, diciamo, nello schieramento, così magari c'è più battaglia e quindi il video diventa molto più entusiasmante. Ricordatevi inoltre che ho messo tutto al massimo, fisica pro e poi cos'è che c'era? Difficoltà reale, è tutto al massimo adesso, veramente. Non ho fatto neanche una qualifica buona, quindi iniziamo subito con gara 1 e vediamo cosa succederà. Attenzione, sì, perfetto. E siamo al cancelletto di partenza, ragazzi. Entriamo con la moto, eccoci qui, guardate, tutto sponsorizzato Rockstar, veramente una cosa spettacolare. Guardate, ci riconosciamo anche così da distante, siamo i primi in mezzo, per così dire, primi, ragazzi. Via, vediamo se mi ricordo come si parte bene. Pronti, partenza, via, giù dal cancelletto e siamo primi, ragazzi. Chiudiamo subito la porta. No, 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 bastardo, via, via, con fisica reale, ragazzi, no, anzi, fisica pro, è veramente un casino. Guardate, gli sono saltato in testa quell'altro, dobbiamo subito essere nelle prime posizioni, se no anche per quei due o tre giri che ho fatto di qualifiche è stato veramente difficile poi prendere, riagguantare gli avversari. Dobbiamo rimanere con questo terzetto davanti, Erlings è secondo. Via, 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 via. Non devo assolutamente guardare gli altri, ma guardare la pista. Vi dico subito che con fisica pro è molto più difficile rispetto a prima, perché come potete vedere, qui dovevo fare uno scrub, vi dicevo che se guardate la pista è piena zeppa di solchi e quindi adesso se si mettono le ruote della moto dove non si devono mettere, veramente si finisce a terra con la faccia in mezzo alla sabbia, in mezzo al fango, qui in mezzo alla terra. Veramente una cosa assurda, veramente è molto molto difficile da manovrare. Anche qui bisogna stare molto attenti a spostarsi nelle curve. Guardate qui come derapa subito la moto, bisogna essere veramente bravi, ragazzi. Io è da un bel po' che non metto mano a questo gioco ed è veramente difficile ritornare subito così con una modalità iper difficile che non avevo provato prima, o meglio avevo provato per una o due gare, così facendo, mamma mia, lì delle gare così amatoriali, ma no, proprio nel campionato, ed è veramente difficile. Qui abbiamo gli avversari tutti dietro, spero che questo qui, ragazzi, è il massimo, veramente più potente di così il gioco non può diventare. Bisognerebbe andare nel multiplayer, ma però come vi ho detto a inizio video non sono riuscito ad andare. Magari nei prossimi giorni, se riesco a trovare qualcuno, ve lo porterò, così vedete magari la difficoltà, perché là ci sono veramente, guardate, ecco qui, non ho controllato il peso proprio del pilota, perché con fisica pro oltre al peso della moto bisogna anche bilanciare il pilota,
nei salti soprattutto, vedete proprio il pilota, ecco, mi sono mosso un po' troppo ragazzi per farvi vedere che siamo quinti, è meglio che non vi faccio vedere nulla qua, perché sennò non finiremo mai. Mi sa che il nostro obiettivo era quello di arrivare fare in pratica 40 punti e battere il pilota Erlings. Sarà veramente impossibile con Fisica Pro, ed è veramente una cosa pazzesca. Comunque, parliamo adesso un attimo del tracciato, ragazzi. Se avete notato, ci sono elefanti e ippopotami sparsi ovunque. È una cosa assurda, veramente. Non so, siamo in Brasile. In Brasile ci sono gli elefanti. Questo, ragazzi, scusate questo lapsus mio, ma pensavo che gli elefanti fossero solamente, diciamo, vabbè, in India oppure in Africa. E non pensavo che ci fossero elefanti in Brasile, ma forse mi sto sbagliando in una maniera pazzesca. Guardate qui come va via la moto, ragazzi, guardate, ho preso tutto un canalone di scie e non riuscivo più a comandare la moto. Siamo quarti, vuol dire che davanti qualcuno si è ammazzato ed è spawnato dietro e noi non ce ne siamo neanche accorti, o meglio io non me ne sono accorto, ragazzi. Vai, siamo, gli abbiamo già preso 2 secondi e 7 al terzo, quindi magari riusciremo anche ad arrivare sul gradino del podio, ragazzi. Dai che ce la facciamo. Penultimo giro. Qui vediamo gara 2 come andrà, perché ormai gara 1 è andata. Qui perché non ha fatto lo scrub? Perché magari ho invertito le levette. Dai, dai, con questa derapata. Il terzo là dietro, via. Vi devo dire anche che ho notato che con Fisica Pro prima io frenavo con L2, quindi con il freno davanti, col freno anteriore. Qua ho notato veramente, o magari sarà il tracciato, che non riesco, mi si impunta troppo la moto e cado, e quindi devo frenare con il freno dietro, quindi con la X. È un piccolo accorgimento che ho notato, questo qui. Magari potevo cambiare anche i freni, potevo mettere il disco meno cattivo e più modulabile, magari riuscivo a frenare anche con l'anteriore. Qui come vedete devo mollare subito il gas, se no la moto veramente mi scula in una maniera pazzesca e non la riesco più a tenere. Mannaggia, dai 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 dai, lì avevo fatto una curva un po' strana. Dai dai, accelera, bisogna stare veramente molto attentissimi qua, ragazzi. Dai, 2 minuti il miglior tempo. Beh, dai, non è male, ragazzi, eh. Io mi pare che in qualifica avevo fatto 2 minuti e qualcosa, quindi sono andato molto meglio. Dai, ipercurva parabolica. Comunque, secondo me, il mio metodo anche qui di fare solamente, diciamo, 2, 3, 4 giri nelle qualifiche, solamente per me stesso, diciamo, per vedere un po' com'è il tracciato e poi partire subito con gara 1, è meglio, perché il video magari è più emozionante, ragazzi, c'è più combattimento. Ditemi magari nei commenti se vi piace anche a voi così. Guardate lì che la moto si è impennata, oppure se preferite che, wow, su questi dossi qui. Sì, oppure se preferite che faccio proprio tutte le qualifiche, arrivo magari nei primi eccetera, però come vedete ero 13° e sono partito subito quasi in testa, quindi diciamo che non conta moltissimo. Guardate qua che salto mega galattico, via, facciamo sta curva qui, non facciamoci fregare all'interno, no, quell'altro è distante, non cadere, non cadere, via. E gara 1, ragazzi, si è conclusa in quarta posizione, non è stato il massimo, vediamo poi quanti punti riusciamo a totalizzare anche con gara 2. 13 secondi ci hanno dato, continuiamo, 18 punti, dobbiamo arrivare a 40 punti, quindi assolutamente in gara 2 devo arrivare almeno secondo, ragazzi. Quindi partiamo subito con gara 2. Ed eccoci qua, ragazzi, pronti per gara 2. Siamo già al cancelletto di partenza. Partenza, via! Dobbiamo subito chiudere all'interno. Non fare l'errore di prima che ci hanno in pratica toccato la moto e sono volato in giro per il tracciato. Guardate Erlings, il pilota che dobbiamo battere. Erlings veramente nella realtà è un mostro, ragazzi, non ha neanche 20 anni ed è mostruoso veramente. Oggi guardate qui che roba, oggi c'è stato in pratica il MXGP, ragazzi, non so con che altre parole dirvelo, il campionato mondiale di motocross di MX2 e di MXGP proprio, e Erlings
guardatelo lì. In pratica gareggia in MX2. Oggi c'è stato anche Cairoli in MXGP, che ha vinto veramente una gara fantastica. Guardate lì la moto come si è messa. Gareggiavano, ragazzi, guardate qui anche come la moto si è impennata nel tracciato di Maggiora in Italia. Veramente un tracciato a mio avviso molto molto difficile, tecnico, perché l'ho provato anche qui nel gioco, ogni curva ero a terra. Veramente è stata una cosa pazzesca. Magari adesso che ho preso un po' più confidenza con questo gioco non sarà così, però la prima volta che ho comprato il gioco, ragazzi, anzi sì, che ho preso il gioco e ho provato subito il nostro circuito di casa ed è stato un casino. Qui piccolo scrub, vai Tixier o Tixier, non so se è francese o cosa, ragazzi. Guardate qui, dai dai, acceleriamo su questi saltini, qui si fanno in impennata. Vai, dobbiamo essere secondi, dobbiamo finire così. Questo è solamente il primo giro, non dobbiamo assolutamente cadere secondo, anzi terzi. Sì, c'è Erlings e poi Cold Off. Ops, lì ho accelerato un po' troppo. Vai, 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 dobbiamo prendere il primo. Dobbiamo assolutamente prendere il primo, perché sennò non centriamo l'obiettivo. Allora, se finiamo così, ragazzi, prendiamo 25 punti. Qua potevo fare un piccolo scrub, ma fa lo stesso. Stiamo sul sicuro. Dobbiamo fare... qui siamo, sì, su 25 punti. Mi pare il primo ne prenda 30. Dai, eccoci qua, ai box. Perfetto, abbiamo un po' di vantaggio sul terzo, sul gruppo che ci rincorre. Anzi, abbastanza spazio, diciamo, abbiamo tra noi e il gruppo che ci insegue. Io ho fatto un po' male sta curva. Andiamo. Ipercurva parabolica. C'è qualcuno dietro? No, ancora abbiamo una prateria dietro. Guardate qua l'ippopotamo e qua davanti l'elefante. Veramente un tracciato veramente difficile questo qui, però veramente bello. Mi piace veramente tantissimo, ragazzi, anche questo aumento di difficoltà. È una sfida ancora molto più entusiasmante. Scrub. Andiamo di qua. Curva. Mi sa che il primo è veramente stra difficile da prendere, a meno che non fa qualche errore. Guardate qui il tracciato come è scavato. La moto fa veramente fatica, ragazzi. Sono qui proprio che non tocco neanche la levetta analogica per comandare un po' il pilota, perché sennò veramente finisco a terra. Guardate qui, cerco di uscire un po' dai solchi. Cavolo, il terzo ci ha preso. Chi è il terzo? Ferris. Quindi Erlings è caduto o l'hanno sorpassato, ha fatto un errore qualcosa. Veramente meglio per noi, ragazzi. Curva a destra, guardiamo. Via da questa, perfetto. E oggi sì, ragazzi, è stata una domenica completamente dedicata ai motori, tra MotoGP, motocross, veramente una cosa pazzesca. La cosa brutta è che MXGP, la categoria di Cairoli con veramente i più forti al mondo, e MotoGP in pratica... no! Cavolo, ragazzi, sono caduto! No, 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 vi stavo dicendo appunto che motocross e MotoGP hanno iniziato entrambi alle 2 a gareggiare. E veramente è stata una cosa assurda, perché mi guardavo su due schermi differenti le partite, anzi le gare, e è stata veramente una cosa allucinante, perché c'erano colpi da una parte all'altra, sorpassi, sei in motocross, chi in MotoGP, non sapevo più cosa guardare. Veramente è stata una domenica pazzesca. Andiamo di qua, non dobbiamo assolutamente, guardate qui la moto come saltella. Via, via, dai, saltiamo qua, scrub, così rimaniamo meno in aria. 6 secondi e più 2 secondi ai nostri avversari che ci inseguono con Ferris. Qui un altro piccolo scrub, ragazzi. Vai, 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 facciamo questa curva fatta bene. Non possiamo assolutamente perdere la posizione. Guardate qui come è pieno di solchi lì. È un casino allucinante. Dai, dai, anche qui. No, 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 via, via. Curva a destra, curva a destra. Devo stare molto attento anche nell'uscita di curva a non muovere troppo la levetta, se no la moto si impenna. Guardate qui che roba. Dai, dai, ultime curve, ultime curve, ultimi salti. Guardiamoci dietro, sono distanti.
Però basta solo un errore per farci prendere. Via via. Dai, che voglio un nuovo contratto, ragazzi, perché oppure anche una nuova maglia. Perché come vi avevo detto anche nell'ultimo video, andando nella Suzuki mi aspettavo tutta una maglia dei colori tutti neri, invece sono tutti rossi e mi fanno abbastanza schifo, rosso e giallo, così non mi piace moltissimo. Comunque ragazzi, vediamo di finire qua il traguardo con un bello scrub ed eccoci qui arrivati al traguardo. Siamo arrivati secondi, dovremmo aver preso 25 punti, andiamo subito a vedere se è così. 22 punti ragazzi, mi sono confuso, ai 25 li prende il primo. In totale abbiamo preso 40 punti, quindi l'obiettivo l'abbiamo centrato. Siamo come campionato piloti, ragazzi, primi a 234 punti, il secondo 164, 163, 159, quindi veramente siamo fortissimi. Abbiamo esattamente 40, 50, 60, 70 punti in più. Quindi ragazzi, per oggi è tutto, spero che vi sia piaciuto questo Gran Premio del Brasile. Se fosse così lasciate veramente tantissimi mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, passate nella pagina Facebook, condividete i video ragazzi. Qua da Beastard è tutto e noi ci vediamo al prossimo video.